Io ce la sto mettendo tutta per dare il massimo apporto perché si realizzino i giochi del Mediterraneo. Stiamo lavorando tantissimo e con la collaborazione sicuramente si potrà risolvere tutto. Aspetto che ci sia la collaborazione da parte di tutti. Il chiarimento del vertice romano tra il governo e il commissario El Coni da una parte e comune e regione dall'altra però non è arrivato. Restano ancora le distanze. Il sindaco della città ionica, visibilmente contrariato, lascia il Ministero dello Sport senza rilasciare dichiarazioni. Del resto gli ultimi 10 giorni hanno visto distanti il sindaco Melucci e il commissario Ferrarese. Lo stesso presidente del Coni, Malagò, ha sollecitato il comitato ad una maggiore collaborazione. Abbiamo messo sul tavolo la non accettabilità dello stato dell'arte e ci dobbiamo riaggiornare nel giro di molto poco. Il governo, preso atto di questo, ci racconterà come appunto si può dare una soluzione diversa alla gestione delle cose. Non sono solo i rapporti personali ad essere presi in esame, ma anche e soprattutto la revisione degli interventi relativi alle nuove infrastrutture, come si configura il master plan e infine quando arriveranno le risorse, ovvero i 150 milioni di euro deliberati già a marzo 2022. Questo finanziamento non è ancora arrivato, non è arrivato né al commissario, né ai singoli sindaci, né al comitato organizzatore. Questo sta provocando ritardi di mesi che stanno mettendo in grave agitazione tutte le autorità sportive.